secondo posto a X Factor, una voce graffiante che oscilla fra il blues e il jazz. È scozzese, ma in Italia vive da 10 anni. Emma Morton esce l'11 maggio con il nuovo album Bitten by the Devil, di cui il primo singolo è questa Why Fall. Bitten by the Devil, morso dal diavolo, perché è il disco in tutti i sensi, sia musicalmente ma anche a livello del contenuto, tematiche delle canzoni, esplora le contaminazioni. Questo disco è un po' un melting pot che parte dalla Scozia, è scritto nel mio dialetto, quindi un vernacolare particolare, una pronuncia dell'inglese molto diversa, ed è, si mescola, si confronta con delle tradizioni musicali che partono dalla musica afroamericana. Per cui è questa cosa americana e mescolato con folk, quindi è roots, è rock, è folk, è jazz, è blues, è un po' di tutto. Gli artisti a cui mi ispiro sono tantissimi e poi cambia, insomma. Però Billie Holiday è una voce che, insomma, ho capito che le voci possono comunicare degli inferni, il modo in cui te apprezzi la bellezza dell'inferno. Quindi lei è per me una mega ispirazione. Poi Bob Dylan, Nick Cave, Leonard Cohen, tantissimo. E poi ci sono le ispirazioni letterarie, come la poetessa Sylvia Plath, a cui si richiama Daddy Blues, il singolo presentato a X Factor. Direi che Sylvia Plath è assolutamente una delle mie preferite scrittrici di tutto il tempo. Infatti il disco la chiamo un disco di non canzoni ma confessioni, come lo stile confessionale di Sylvia Plath. Bitten by the Devil si avvale della collaborazione con Rafael Gualazzi, un grande amore artistico che appare in una canzone significativa. Si chiama Dirty John, è una canzone che parla di una bambina che cresce e si accorge di avere il potere per vendicarsi contro l'oppressione e la violenza della sua infanzia. Per cui i musicisti in quel brano lì sono come il mio esercito. Per cui avere Gualazzi, che è anche un mio amico, accanto a me per suonare questa scrida di guerra contro tutto ciò che è ingiusto, è molto importante per me. È un bellissimo regalo.